Rappresentativo dell'opera di Emilio è il Cyberi Show. Cyberi Show è questa lapetta con le ali. E lui scherza quando dice che in realtà l'ha creata proprio per evitare i problemi del traffico. Ma in realtà è una lapetta con cui lui vola e con cui lui viaggia e conosce il mondo. Diciamo che il viaggio è il mezzo di conoscenza che Emilio utilizza. Ma il viaggio è una dimensione che comunque appartiene, credo, a tutti gli artisti, perché gli artisti da sempre sono comunque nomadi, non sono stanziali, assolutamente, anzi, hanno la dimensione del viaggio nella loro opera, nelle loro ricerche, anche nella struttura che viene creata all'interno delle opere, quindi utilizzando i materiali che durante qualsiasi viaggio vengono trovati. Io per esempio ho iniziato questa serie di lavori utilizzando il tappeto, ma il tappeto come il tappeto tibetano, perché veniva usato dai nomadi tibetani nelle loro yurta, nelle loro tende, come dimensione loro culturale, però nello stesso tempo come loro letto, salotto, quindi un posto accogliente, però nello stesso tempo con i disegni che fanno parte della loro cultura, quindi ecco, quello è una dimensione del viaggio che fa parte proprio dell'arte di tutti, di tutti. Conosco Emilio da tantissimo tempo e lavoro con lui da una decina d'anni e devo dire che è sempre una gioia per me lavorare con Emilio, perché lo considero tra gli artisti con cui lavoro l'artista più puro, più pulito, che ha mantenuto un rispetto e un'autenticità nel segno. Fuga dal Louvre, perché se vedi al Louvre le foto, no? Ha giocato un quadrino piccolo, cioè piccolissimo, impossibile da vedere, no? E quindi mi sono immaginato la Gioconda assediata, che dice basta, non ce la faccio più, fuggo, e quindi lei in fuga, su una macchina, proprio in fuga dal Louvre, però con tutti i meccanismi di Leonardo, quindi l'elicottero, l'aliante, questo, la bicicletta, quindi in fuga dalla massa, in fuga. Il viaggio per me è una cosa importante, perché non è la dimensione di andare a semplicemente a fare un bagno in una spiaggia magnifica, ok, va bene, e conoscere un altro posto, è questo. Diciamo che per lui l'arte è vita e la vita è arte, e lui quello che vive lo realizza attraverso l'arte. Diciamo che la parte di Emilio che lo caratterizza e che poi ha conquistato anche, mi ha conquistato, è proprio il suo approccio umanitario, cioè l'arte per lui è vita, è anche sensibilità e conoscenza. Questo è un manifesto che io ho strappato dalla strada nel 93. Nel 93 è un manifesto, sì, di rifondazione, no, del vecchio PC, quindi del vecchio Partito Comunista quando ancora c'era. E quindi è una, sì, anche quella è una dimensione di viaggio ideologica, quindi però anche di fatica, perché la bicicletta ha questa sua logica comunque dello sforzo fisico, no? E quindi del movimento, ma lavorandoci.